Io partirei proprio con una notizia che riguarda la guerra. Finalmente WhatsApp sta lanciando, sono emozionato, i sondaggi. Dopo Non credono. WhatsApp, il dissing a Putin. Ci può stare. Senti, ma Sì. visto che ce lo hanno richiesto qua dalla regia, vogliamo fare il nostro momento Elon Musk? Eccoci qui, nuovo episodio di Bella Recap a Bella recap, tutti, bella bella recap. recap, e soprattutto a Matteo Liotta che nonostante le mille richieste non ce l'ha fatta quest'oggi a stare con noi, Sono però tornato nella mia fa la astronave. sua navicella spaziale. Io farei un piccolo appunto, bella recap a tutti, ma non proprio a tutti perché direi che Putin chi ti sincula, si può dire? Io partirei così Bannato, verso bannato. un dissing contro Putin, direi che se lo merita in queste Non ci circostanze. dissociamo oggi. Certo, Non dopo credono. WhatsApp, il dissing a Putin. Ci può stare. Esatto. Quindi che dire, vorrei anche specificare che ovviamente nonostante questo periodo di merda che stiamo vivendo, Bella Recap cercherà di Un non... bell'inizio. No, cercherà comunque di non perdere la sua Mai. friccicosità Mai. e il suo divertimento, nonostante che parleremo di notizie che riguarderanno anche Anche purtroppo un po' di questa leggerezza, dai, ci maledetta vuole e anche, sì, ci vuole anche. maledetta. Esatto, questa maledetta guerra. E io partirei proprio con una notizia che riguarda la guerra, ma in realtà è una cosa che mi fa un po' ridere, se si può Parli dei dire. Ovvero complottisti. sì, di che stanno nascendo ovviamente, come in ogni situazione del genere ormai negli ultimi anni, i complottisti della guerra. Non so se Matteone l'hai Come no? già approfondito. Purtroppo Noi abbiamo visto oggi un bellissimo video qui proprio a me li pranzo, hanno fatti esatto, alle approfondire perché Iene. ho degli amici barra amiche che mi hanno mandato, vedi, perché questo era un'attrice e poi adesso la fanno vedere lì, un po' di tutto, un po' di tutto. Quindi proprio No, noi abbiamo Addirittura amici, sentito quindi non proprio sono figure mitologiche, ma esistono Sì, e sono veramente tra quello noi. che ci Noi abbiamo dice. visto tre luminari, di Esatto. No, cui la uno cosa si chiama, non mi ricordo, Babilonia, Babilonia. Babilonia, Luminare, il suo il suo nickname, nickname. però no, vabbè, a parte gli scherzi, secondo me è da approfondire questa questione dei complottisti, perché secondo me potrebbe essere un po' la faccia brutta della medaglia di questo Sì. mondo dell'informazione facile, perché è così tanto facile che allo stesso tempo è anche facile manipolarla. Ma anche molto, sono molto creativi loro, Esatto, sono molto molto creativi. Abbiamo bravi. visto oggi appunto un servizio delle Iene che ne intervista due esponenti, tra l'altro uno è un politico, ex Ex politico. politico di Ladispoli, un vice sindaco di Ladispoli, e che fondamentalmente poi da quello che è emerso è che quando uno ha un'informazione poi se non analizza a fondo, non studia le fonti, Può poi magari. può di base capire o comunque credere di aver capito qualcosa sulla Non ha base di quello che capito. vuole capire. Per dirti, abbiamo visto che le cose che girano di video che sembra il Montati ad hoc. backstage di una roba che sta succedendo, magari in Ucraina in questo caso, di persone che scappano, che ci sta il regista che fa il ciak, però poi se vai a analizzare veramente la fonte, quello è un backstage di un De un film che è film. uscito nel 2018. Quindi, cioè, Perdi tutto. cioè, se io nel contesto di Telegram e Esatto. poi sta roba fondamentalmente gira su Telegram, perché poi alla fine su Telegram qual è il punto? Che se un Certo, contenuto. c'è qualsiasi cosa su No, Telegram, ma cioè non è. se il contenuto viene pubblicato all'interno di un gruppo in cui sono tutti complottisti, di base non ci sta la No, contrapposizione è il che fatto magari è può che posso esserci su leggere. Instagram e ti dicono: no, ma che cazzo stare a dire? E quindi fondamentalmente si montano idee di persone che la pensano allo stesso modo e quindi non ci sta la controprova. No. E questo è un po' È il come il punto. grafene nel vaccino, i feti morti o il 5G. Esatto, a me interessa molto sapere che cosa ne pensa il Matteo Aliottone del E complottismo. che ne penso? No, in questo caso poi capirai, cioè, una roba proprio un fuoco incrociato per rimanere in tema guerra, purtroppo, nel senso che
Putin ovviamente fa le sue fake news, o comunque no, quelle che si chiamano notizie di regime, no? Un po' così. L'Ucraina pure ovviamente tira l'acqua al suo mulino, pure se ovviamente subisce, subendo cose gravissime, però ovviamente se può enfatizzare alcune parti lo fa, senza dubbio, e di mezzo ci stanno persone che fanno fake news, qualcuno anche così, tanto per il gusto di fare notizie che poi vanno virali e sono finte, per cui c'è veramente la qualunque. Infatti io consiglio, erano fatto già altri forse, anche se volete facciamolo pure noi, se così avete in mente, così improvviso, qualche fonte che avete trovato secondo voi attendibile per informarsi su questa roba qui, perché ad oggi se vai in giro così e becchi di canali Telegram o news, anche dei giornali, delle testate grandi, che spesso beccano veramente delle cavolate pazzesche, per cui non so se voi ci avete qualche, diciamo, fonte di cui fidate di più. Allora, Willita secondo me è Sì. veramente una bomba, tra l'altro con questa guerra, diciamo, sempre se vogliamo guardare Sì, il vabbè, bicchiere adesso mezzo sono pieno, se così possiamo dire. super informati, cioè sempre su Sì, torcia. super informati, sono nate secondo me un sacco di Okay. testate giornalistiche che E in comunque... realtà sono nate in pandemia. Sì, no, in Tipo realtà sono nate, Torcia, sono anche che è cresciute. super Io ho visto verticale. su Telegram, non so se ne avevamo parlato proprio con te, Matteo, che il canale di Willita penso l'hanno aperto rente da Sì, poco, ogni 2-3 giorno che anni. l'aprivo era tipo 20, 10.000, 20.000 subscriber Will e sentiti. Factanza In hanno realtà è avuto crescite diventato. pazzesche. Will e Factanza in particolare, Sì, quello che ho sì, visto, sì. no? Perché entrambi fanno un bel lavoro. Sì, no, Willita, che poi ovviamente sono crescite che ok, adesso sono incentivate da questo periodo, però poi si ritroveranno pure in futuro. Che poi Veramente sono, cioè, ormai. a tutti gli effetti testate giornalistiche sono Sì, diventate, cioè però solo su un canale. Willita può veramente essere definito quasi un Sì, telegiornale, sì, sì. con un formato nuovo, diverso, che stanno per dirti pure su Sì. TikTok. Ma ti dico anche, cioè, lo stesso Torcia, che magari che comunque è super seguito, è fatto veramente bene. Cioè, a fine giornata, comunque durante la giornata, poi tempo che uno si ritaglia per leggere o vedere le storie. Cioè, tu a fine giornata hai 40-50 storie che ti fanno riassunto di quello che è Sì. successo Ti fa una realmente bella scrematura. oggi con notizie verificate. Sì. No, Willita, per dirti, su Telegram fa il recap al momento fa soltanto il recap della giornata sulla guerra. Quindi dice lato Russia, lato Ucraina. Io invece Noi c'ho pure un due bel fonti. testo. Io ho due fonti un po' più indie. Una non è più indie perché ormai inizia a essere famoso pure lui. Non so se l'avete mai visto. Un certo Dario Fabbri, mi sembra Dario, sì, Sì. penso di sì. Lo sta invitando Mentana a fare la striscia quotidiana, è un esperto di geopolitica, lo consiglio perché è fortissimo questo Dario Fabbri, ovviamente c'è la sua pagina, in realtà è anche editore o direttore credo, di un giornale proprio di geopolitica, per cui diciamo che lui, il suo grandissimo know-how su questa roba qui, credo sia anche professore o cose così, il suo grandissimo know-how è uscito fuori proprio utile in questo periodo storico, ed è, secondo me è anche come comunicatore è veramente una bomba. Consiglio lui e poi consiglio E un altro. Twitter pure. Twitter ci sono delle chicche pazzesche, cioè in particolare uno pure che è diventato famoso, Kamil Galev, scritto con la K, Kamil Galev con due Sì, lo E. E conosco, lo questo è un conosco. profilo su cui molti si basano, un altro esperto di storia, e credo sia anche russo, o comunque dell'est, e sta facendo degli insights fighissimi di Sì, storia, poi è di. super chiamato in queste Io ho scoperto trasmissioni. che questi giorni Ritwittato. Geopop. Geopop, Geopop, figata. che probabilmente. Sì, Sì. Geopop E Nova aspetta, io lo Alexio. conosco. I canali più fighi secondo me sono adesso che poi sono Novalex. cresciuti pro loro da morire, Geopop e Nova Alexio. Sono i due proprio esplosi. Ok. E comunque, a proposito di notizie, Putin, per tagliare la testa al toro proprio, ha detto, ha deciso di bannare completamente Instagram e tagliare fuori 80 milioni di persone Esatto. dalle notizie che potenzialmente vere che possono ricevere. Quindi, Sì, e visto che questo per è. loro Questo è una liberazione. io non ho capito se è stato prima o dopo la decisione della Russia, dal fatto che Instagram e Facebook hanno cambiato le policy per quanto riguarda Sì. la violenza e Ah, che è l'odio permessa, no? che è permessa nei Solo lì. I contro russi. dei soldati russi. Cioè, questa pure se ci pensi è una roba assurda. Sì. Cioè, una piattaforma che comunque permette
E poi come lo gestisci quando... Cioè, è Ingestibile. ingestibile, però Capisci, sta un ormai, po' strano. cioè, mi sembra che ci sta in parallelo la guerra, una guerra Sì. fredda digitale, un po' alla fine, no? Certo, economica e Tra... informativa. Oh. Sì, ah, grande. Esatto, sì, Ah, tantissimo. sì. Secondo me sarà sicuramente ricordata sotto questo aspetto, ma Cioè, vediamo come si evolve, speriamo non nel verrà ricordata. brutto, cioè, è brutto dirlo, però è la prima guerra vera, o meglio, che sentiamo di più, che stiamo vivendo sui social, a Sì, sì, sì. tutti gli effetti, purtroppo. Sì, ho letto addirittura che me ne parlava proprio Willita, che le informazioni più, cioè i video più interessanti o comunque più sul campo, diciamo, di cose che è difficile vedere sui telegiornali, in TV o anche su altri social, stavano su TikTok. Sì, è Perché vero. fino a 6 mesi fa TikTok era per i balletti dei 15 anni, adesso ci stanno i video di guerra, cioè, Sì, nel senso, sulla però è vita nei assurdo che se... bunker, c'è cioè, di tutto, è vero. Anche se qualcuna mi Esatto. fa un po' impressione perché ho visto una ragazza che fa vedere la sua vita nel bunker, come si svolge, la faceva sempre un po' stile TikTok, coi tagli, no? Un po' sorridente. Ha fatto un po' impressione questa... Un po', strideva un po' sta roba. Non è... Non è... Ma perché sicuramente magari il lato russo, magari TikTok, no? Che ne so, Cinese. se un russo, un soldato russo dovesse scegliere tra magari la piattaforma americana o O cinese cinese, sceglie. magari sceglie quella cinese, capito? Però Quindi l'unica probabilmente... piattaforma che funziona e dove anche Zelensky ha il suo profilo e dove parlano è Telegram, Eh sì. Ah, tra creata da un l'altro... russo. Molti, molti amici, colleghi anche mi stanno chiedendo, ma Telegram essendo russa magari potrebbe essere che verrà bloccata da Instagram, Facebook, eccetera. L'antiputiniano per eccellenza lui. No, esatto, infatti pochi giorni fa, penso una settimanella, me se l'avevo mandata anche sul nostro gruppo Telegram, ovviamente di Bella Recap, che Durov mi sembra si chiama il founder, no? CEO. Ha scritto, ha specificato, perché immagino se queste domande sono arrivate a noi, immagino che a lui o comunque al suo team gli siano arrivate, che Credo. cosa sarebbe successo a Ma guarda che pure là Telegram in ci questa sono situazione. notizie controverse, perché molti dicono addirittura che Durov in realtà collabori con i servizi segreti russi. Ne ho sentite della qualunque anche questo. Per questo è Vabbè, tollerato. la cosa ufficiale... Ok, la notizia, cioè quella che ha descritto lui, inizialmente mi sembra che il post, cioè il messaggio su Telegram inizia dicendo che lui ha origini ucraine, mi sembra, non so se la madre o la madre della madre, quindi la nonna, sono ucraine. E poi ha specificato Porca miseria. Sì. che Telegram in realtà non è più in Russia, anzi che se n'è andata, lui ha detto nel post che... Telegram è uscita fuori dalla Russia come società Perché perché ha volevano i rifiutato dati. di vendere o comunque di trasferire le informazioni che passano su Telegram allo Stato russo. Comunque, posso dire una cosa? Quindi comunque, a prescindere di quello che è la verità, si è esposto parecchio, perché se poi dici Porca una cosa... miseria, no, volevo dire che la controparte WhatsApp, questa è una notizia che sento di dirmi, e cioè, beh, fa ridere. Cambiamo, Sì, no, chiudiamo volevo un il momento attimo, guerra. tagliare così, è che finalmente, Vai, già lo so già la sai, perché sì. ok, finalmente WhatsApp sta lanciando, Ciao, attenzione, ciao. attenzione. Attenzione, sta Colpo di lanciando. tamburi. Sono emozionato, sono emozionato. Sta lanciando, Drum rolls, aiutami, please. i sondaggi. Ha lanciato i sondaggi. Questo I è perché sondaggi. li ha listati l'ultima Sì, puntata. praticamente. Si sono mossi, vedi, vedi. Li hai stimolati. Sì, lo sapevano. Cioè. Sì, E quindi. praticamente WhatsApp è Telegram nel 2008. Esatto, 2009, del genere. Sono un 12-14 Niente, volevo fare un anni momento shiftati simpatia. nel passato. Ci sta, ci sta. Senti, ma Sì. visto che ce l'hanno richiesto qua dalla regia, vogliamo fare il nostro momento Elon Musk? Perché ormai credo che sia arrivato il momento, Forza. Sì, penso sia appunto, giusto. di indire proprio un vero e proprio momento Elon Musk, in cui noi ci Sì, facciamo il segno sì, della sì. croce,
proteggici Elon la dai sigla, cieli e dai satelliti. cioè, la sigla. Dalle quinte ce Manda la sigla, ma non ce l'abbiamo, l'abbiamo. ma magari la inventiamo. Vai, manda la sigla. Mando la sigla. Va bene così. Dietro mi fanno La ok. regia ci fa così, quindi è andata. E che cosa ha combinato il nostro simpatico Elon. amico Ilone tu, Muschio. Elon? Di che stato è? Di pratica di California, mare. no? No, California, è nato in ah, Lazio, Sudafrica. È nato in Lazio. Sudafrica, che io sappia. Ah, è Ah, è vero, vero. Sudafrica? Vabbè, però in America dove È alloggia? passato al Canada e adesso sta in America. Dove alloggio? Sì. Ma ci Cittadinanza dicono canadese, dalle Aliotta quinte. ovviamente lo sa Micheluzzo, ti perché. fai un attimo vedere, però. Ci No. sa, Aliotta comunque dovrebbe essere co-founder di Wikipedia. Dicevamo, un momento Elon Musk, perché cosa ha combinato questo simpatico ragazzo, quindi sudafricano, canadese, americano, Di facciamo, pratica diciamo di così, mare di anche. pratica di mare. Allora, prima cosa ha fatto un meme così, Diciamo loro. giusto per placare le acque, non so se l'avete visto, Facciamo Aliotta, leggere. manco glielo chiedo, No. contro Netflix. E che ha scritto, lo traduco simultaneamente dall'inglese Sottoscrivo. all'italiano, che Netflix sta aspettando la fine della guerra per fare un film in cui un ragazzo nero ucraino si è innamorato di un transgender russo, un soldato Soldato transgender transgender russo. russo. Con il meme era quello, come si chiama? Escobar che Pablo sta Escobar che aspetta sul. sulla panchina, eccetera, magari lo manderemo in sovraimpressione. E quindi questo che cos'è? Cioè, diciamo, una bella critica a Netflix principalmente, perché io non credo che Elon Musk sia un razzista, Ma no. omofobo Ma che no, ma vuole, no. che non vuole che più. È una Esatto. cosa che pensiamo un Però po' se da una tutti. parte io. Esatto, no, però sì, che fondamentalmente Netflix ormai Tutto uguale. no, ficca comunque queste storie parallele un Tutto. po' ovunque che secondo me perdono anche la loro efficacia. La cosa che io stavo pensando è che invece messaggi del genere, se studiati bene, hanno senso. Tipo, io mi sto vedendo Euphoria, non so se la state vedendo. No. Mi hai detto 40 volte e mai Non la visto. state vedendo. Non Questo vedo invece è tipo più un Netflix, aspettare. Io proprio per zero. questo motivo. Neanche io. Non sta su Poi se su Netflix, che però. sta su Prime? HBO, No, quindi vabbè, no, nemmeno, lasciamo perdere, dai, no, no, basta. però ragazzi, è veramente una super serie che io vi No, me consiglio l'hanno anche a detto, me l'hanno tutti detto. come si dice ai telespettatori di YouTube? YouTube spettatori, si può Gli dire? Ciao ragazzi, youtubatori. i youtubatori, i tubi, I tubi, muti, I muti, a teletubbi. tutti i I tubi che ci stanno tubi. guardando. I Teletubbi, Teletubbies. ve la consiglio vivamente, ragazzi. Una super serie che comunque tratta argomenti non soltanto riguardo razzismo, parità di genere, ma un po' di tutto. Perché faccio questo approfondimento, così mi è Hai andata. fatto Parla un bene. po' Stai di proprio approfondimento, ma rimanderemo anche dei video della serie. Allora, Mi regia manderai. pazzesca, argomenti di ogni genere. Parla dei ragazzi americani di una scuola che poi intrecci vari, però poi si toccano un po' Si tutti gli toccano. Come si argomenti, toccano? Ah, da violenza, sesso. porno, droga, Violenza, rock and roll. sesso, revenge porn, di tutto, droga ovviamente. È veramente molto Vabbè, la vita figo di e diva, insomma, dai, non quindi. c'è niente da vedere. Esatto. Esatto, se volete potete La anche vita che fa diva, seguirla Grotta su Ferrata. Grazie e grazie. Esatto. Maledetti. E quindi così. Posso Elon fare un dissing, Musk, quindi l'ha toccata scusate. piano. Posso Sì, fare? vai. Stavolta posso farle al posto di diva un dissing, faccio un dissing a Netflix. Non per niente, ma perché Sì, parlavamo di questo vedi. argomento, mi avete fatto l'assist, perché parlavamo di questo argomento proprio oggi e stavo dicendo perché io mi sono un po' disamorato di Netflix e so che questa cosa è un sentimento comune, no? Infatti io non ho dimostrato. Perché Concordo. la sintesi, a prescindere da quello che uno pensa, ma perché non pensa nessuno di noi qui sia razzista, omofobo, no, manco se ne parlo ovviamente, è solamente che hai l'impressione di vedere tutte le serie fatte dallo stesso regista, dallo stesso sceneggiatore, dallo stesso direttore della fotografia. E questo è il problema, che l'uniformità, no, delle cose, del pensiero, perché sembra quasi che, come dire, sono tutti costretti, gli sceneggiatori, a rispettare determinati paletti per forza, per fare una roba. E Sì. questo rompe le palle alla lunga, perché 1, 2, 3, 4, 5, poi il cinema è bello per questo, no? Per vedere le storie estreme, in basso, in alto, estreme,
in vari modi diversi. Infatti l'ultima che ho visto, un po' per hype e un po' perché mi è interessato, è stato Squid Game, che difatti non è occidentale ma è asiatica ed esce un po' dagli schemi, gli stereotipi tipici che ci devono stare per forza, determinate storie, determinate età. Cioè, vi butto un'altra serie, vi la butto lì, Midnight Mass, ragazzi, assurdo, Netflix, non Io non c'entra guardo. niente Non guardiamo. col classicume che si sente. Vabbè, dai, Midnight, me la vedrò, Tantissime questa me la vedrò, dai, robe, per vedere se riesco a sì. recuperare qualcosa. Midnight Mass, Midnight Mass, Midnight Midnight Mass. Mass. Parla praticamente è una roba quasi, diciamo, un creepy horror, ma molto concettuale, Comunque, non so se psicologica. l'avete capito, E... ma lui è un grassissimo esperto di cinema. Di Non sto serie, scherzando. di serie. Ero di Però cinema, ero di ce ne dice cinema 40 comunque. al giorno tra film e Io da telefilm. piccolo, mio fratello che lavorava in videoteca, mi vedevo anche tre film al Figo, tipo giorno, Quentin Tarantino che aveva capito? iniziato così. No, comunque, Esatto. il mio, diciamo, la mia idea mi pare diffusa perché Netflix come dati si è un po' flattato, si è un po' non cresce più tanto. E se facessero domande, va bene? Poi un'altra, chiudo così, guarda, chiudo col dissing completo, che è legge classica Vai. del marketing e non solo, che chi vuole accontentare tutti non accontenta alla fine nessuno. Non accontenta Oh, va bene. nessuno. Adesso, dissing, perché da signori di Netflix, ne sapete molto più di me di tutto, non solo di marketing. Sì. Però, Comunque, se ci volete sponsorizzare il podcast, noi cambiamo finisco il dissing così. completamente strategia su di Sì, voi. Che da ne pensi? domani mi guardo solo cose, solo roba politically correct. Faccio pure la Però, magari, comparsa. se no. Io ho solo Netflix poi. Ho levato anche E, Amazon. poi altra notizia che riguardava sempre Elon Il Musk, nel Galateo. momento Elon Musk è andato un po', è sfociato in altro, però è stato Bello comunque un però. momento di base, abbiamo dato consigli su Anche cose. sul Galateo, per esempio, vedi come sistemare i Esatto. Ah no, però microfoni. sul Galateo che c'era la cosa, però Esatto. quella Fatto era dopo, no? Dicevo quello apposta. di Volevo rifare sempre un Elon altro. Musk. Se Elon poi Musk non ha vado nessuna via. intenzione di bloccare i media russi perché che aveva fatto? Questo magari è passato un po' di tempo, però probabilmente molti lo sanno che Starlink ha dato la possibilità all'Ucraina Puntare i satelliti di puntare, di sulla avere nazione. internet di Sì. base anche a chi magari era stato sfollato, eccetera. E girava voce che attraverso Starlink Elon Musk avrebbe oscurato i media russi, invece lui ha... Ha detto no perché è per la libertà Esatto. Starlink, assolutista. Ci ricordiamo, è il sta. servizio di satellitare di internet di Elon Musk Ne abbiamo anche parlato, prima che ancora che fosse fondamentalmente... in hype, ne abbiamo già Sì. parlato, ragazzi. Per chi ci segue, vedete, state sempre Esatto, avanti. Chi ci segue sta avanti. più di una volta, più di una volta. E quindi direi di andare avanti con quella cosa che secondo me qui è una notizia che, cioè un articolo che diciamo lascia, no, lascia tempo di trovo, però niente di Una cazzata che eclatante, una volevamo dire. cazzatella, però secondo me può creare un bel dibattito, ovvero che è uscito un articolo di chi era la fonte, non me lo ricordo, aspetta, vediamolo, The Next Web. Vabbè, che praticamente ha approfondito diciamo, il Galateo di Zoom, così l'hanno chiamato, Ma in i nostri generale amici di Uplift delle che video salutiamo, call. esatto, che va bene spingere la fotocamera nei meeting virtuali. Per chi sentisse il bisogno di una conferma, questo articolo dice che il face muting va bene. Abbiamo il diritto di comunicare anche senza vederci in faccia dei meeting virtuali, senza che questo vada a intaccare l'efficacia della riunione. E Quindi la secondo me... scusa di dire non ho connessione perché se no No, allora, adesso secondo me, basta. io anche sono d'accordo della piena libertà di spengere la face, però vedo che una leotta non è d'accordo, Oggi anche sono così. se io poi ho Un un contromano contromano, che in autostrada, spero di no. non so, un contro, che cazzo ne so? Mi aiuta sempre comunque a fallire, Andrea. Cioè, non mi dice mai, mai che mi dice la cosa che c'ho in mente. un contro, non so, Un un controbatto. controbattito. Un Sì. controbatto. Te Vai. prego, di qualcosa, Matteo. No, vabbè, ma io oggi sono un po' polemico, ragazzi. Farò l'ospite quello polemico. Vai, vai, Alla ci piace, ci Sgarbi, perché piace. anche su questa cosa, Finalmente. anche su questa cosa. Sistema. E l'altra volta era avvelenato il dito, oggi forse è il turno mio. No, allora, sono un po'. Sono a favore, perché ovviamente ognuno ha il diritto di oscurarsi, come ci mancherebbe, non è questo il punto. Però io varie volte io faccio dei programmi, no? Diciamo formativi o di consulenza dove con le start-up, con dei gruppi, dei team di persone.
E qualche volta ho fatto presente questa cosa qui, sono stato un po' polemico perché ho detto: ma com'è che il pubblico di una startup femminile parlo da solo, tutte spente? Ci sono le startup magari in cui sono maschili, in cui tutti quanti hanno una webcam aperta. E ho detto: ma non è che è una cosa puramente femminile? Una volta l'ho pure detto, ho fatto: ma non è che è una cosa puramente femminile? Perché secondo me, questo vabbè, viene qua da lontano, c'è un po' più l'attenzione sull'estetica, lo stigma sull'estetica. Se io invece sono, essendo per la parità completa, capito? Dico: cavolo, ma perché lo mettono, gliene frega niente, sta con la telecamera accesa, pure se c'ha l'occhiaia, la borsa mega galattica, e la ragazza invece se non c'ha il trucco perfetto sta tutta con la webcam spenta. Ripeto, è un suo diritto, però secondo me dovremmo andare oltre. Cioè, io mi piacerebbe un woman empowerment che dice: sti cavoli, accendo la webcam pure se non c'ho il trucco perfetto, apprezzatevi per come sono, e fine, punto. Qui ho questa polemica che ho fatto già in passato. Allora, Ci sta. secondo me ci sta soprattutto per chi magari fa un sacco di call o comunque lavora da casa, lo capisco. Però dall'altra parte credo che sia molto importante avere la camera, che non so se sapete la legge della Non comunicazione verbale. corpo. Non verbale, non Sì, no, verbale. ci sta una legge che abbiamo nel libro che è di Chris Voss. Ah, Che ok. non mi ricordo i numeri, che è Certo. tipo, Volere diciamo, tutto semplifichiamo, ottenerlo. è 10, 30, 60, cioè che tipo il concetto, quindi il testo, diciamo, le parole valgono il 10%, Certo. non mi ricordo come si chiama. il 30% l'intonazione, il 60% l'espressività. Certo. Quindi diciamo che secondo me strategicamente se c'è una call importante e spengi il video stai Perdi. comunicando male. Esatto. Poi ovviamente ci stanno magari le call che non sono così importanti, Ma devi andare certo, pure, devi ma io parlare ormai con tante me le faccio al cellulare, col cellulare in tasca, figure solo con l'audio, sti cavoli, non è quello, però delle call conoscitive spesso ho fatto e guarda caso, una dopo che ne ho fondamentale. fatte 10-20 mi sono accorto che il 90% dei casi le webcam spente erano femminili, lì ci ho pensato, ho fatto, non è che c'è uno stigma maggiore estetico, allora questa cosa Beh, dovremmo quindi il superarla. messaggio che vogliamo dare, il messaggio magari potrebbe essere: ragazzi, Liberate i se video. avete una call, no, se avete una call importante, truccatevi, No, come si fa? mi Certo, dissocio. non È gli va di chiaro, chiaro. Mi truccarsi, non gli dissocio. va di... Non è quello il truccatevi motivo, e è quello fregatevene. Diamo un messaggio positivo. il motivo. Body positive. E no, però, no, io non dico che, per me se la potrebbero fare pure senza trucco, però se di base se non accendono è perché non gli va di truccarsi, è perché siete brutte. Cioè, sti Fregatevene, cazzi, basta, fini il fregatevene, tempo. fregatevene. No. Delle mele. Bravo, bravo, Proprio, sto positività. pensando, sto... Che ha detto? Il tempo delle mele. È finito il No, tempo delle il mele. tempo delle mail. Delle mail. Scusa. Il tempo... Il tempo delle mail. Vabbè, sì. Comunque, co io consiglio, consigliamo anzi, il libro di Sconsigliamo. Chris Voss. Mamma mia, stupendo. Che è Bello, bello. un ex, che poi non è un ex, è Matteo, un negoziatore. sicuramente. Tu l'hai Matteo, letto, Matteo? sì, Matteo ci dice, vai, pagina 30 che c'è scritto. No, io non voglio squattarvela, però Cioè, così, io lo guarda. consigliai in inglese nel 2019, scusate, qui chiudo. Quanto? Forse 18 anche, Va non mi bene, ricordo. ok. Vabbè, già la Taglia! regia ci stanno a cominciare a fare. Ci stanno a fare così. Vai, vai. No, però è un super libro, un super libro. Vabbè, un negoziatore È la dell'FBI. prefazione di Matteo Liotta. Sì, anche la Non conclusione. esageriamo. Però sì, mi sembra che l'ho consigliato la prima volta dal 2019, credo ottobre-novembre, a un evento, la prima volta che l'ho consigliato. No, credo che tutti debbano leggere un libro del genere. Sì. No, meglio di Perché... no. Come Beh, no? abbiamo un vantaggio Ah, competitivo. ok, allora non lo leggete, merde. Va bene. Così, un vantaggio competitivo sui libri. Secondo me il valore aggiunto del 2022 che puoi avere sono i libri. Sì. Allora, qua ragazzi, manca un minuto. Io direi di andare proprio sul filo di rasoio Tre domande in un cerchiamo di non minuto. tagliarci. E no, sul filo di rasoio allunghiamo il brodo finché non arriviamo a un No, mi sono minuto. comprato il Kindle. Cioè, in No! realtà me l'ha regalato mia sorella. Si è Allungare il comprato il brodo. Kindle, si è comprato Ma per lui. caricarci cose, No, il libro di idea di. Totti, il libro di Brejovic, che ci Possiamo cazzo? fare una marchetta. Vai. Possiamo fare una marchetta se sei arrivati fino a questo punto di bella recap, vuol dire che vi piacciamo, siamo simpatici. Su YouTube uscirà a breve un nuovo episodio di Molecole Digitale, quindi Metti la campanellina, la campanellina, Ti iscriviti, iscriviti, metti la mancano pochi campanella. secondi. Io direi
Bella recap a tutti, ragazzi. Ci vediamo Bella recap. presto su YouTube, su Spotify. Comunque, grazie Matte. Dai, Ciao a ciao. voi. Grazie Ciao. Matte. Ciao. Ciao ciao. Ciao.